Benissimo, parti tu Marti? Ciao, io sono Martina, ho 10 anni e vivo a Lezzano. Ecco, io sono appunto la zia di Martina. Praticamente abitiamo nella stessa casa, quindi siamo state fortunatissime perché in questo momento di lockdown abbiamo comunque potuto vederci. Come diceva Maria, io sono una delle volontarie del progetto A Voce Alta e sono molto contenta di essere qui a presentarlo perché amo moltissimo gli albi illustrati e leggere ai bambini. Ma oggi sono qui per accompagnare Martina a raccontarci alcune delle sue passioni. Vai Marti, raccontaci. Sono qui oggi per raccontarvi come è nata la mia passione per la natura e la scrittura. La passione per la natura è nata grazie a un compito assegnato dalla maestra, in cui dovevamo creare una ricerca su un animale in estinzione. L'animale che ho scelto io è stata la tigre di Sumatra, e vedendo i rischi che corre questo animale mi hanno fatto molto soffrire. La passione per la scrittura è nata a scuola, grazie a una lezione dove la maestra ci ha detto di scrivere una storia con alcune immagini presenti sul libro. E allora abbiamo pensato di farvi vedere come è avvenuto il tutto. L'altro giorno ho stampato delle immagini a caso per Martina, che adesso vi mostrerò. E poi lei ha provato a scrivere un breve racconto così molto istintivo, ha frugato dentro di sé, ha cercato le parole, come ha detto Figli di Storie, e ha provato a scrivere una storia. Io le avevo proposto queste immagini. Un pezzo di formaggio. Un violino, rana, alla fine uno stagno. Quindi la maestra le aveva proposto delle immagini e da lì lei ha provato a scrivere una storia. Con queste immagini, la storia che è arrivata è stata questa, e si intitola La rana violinista. e ora ve la racconterò. C'era una volta uno stagno molto sporco che si trovava ai margini di una città. Pochi animali ci abitavano. Tra questi c'era la famiglia di Cra, la rana. Un giorno la mamma e il papà regalarono a Cra un meraviglioso violino, un vecchio ricordo di famiglia rimasto in soffitta per molti anni. Cra era emozionatissimo perché quello era il suo primo strumento musicale e da tempo desiderava averne uno. Non vedeva l'ora di provarlo, così andò subito in camera sua e iniziò a suonare quel violino, ancora ricoperto dalla polvere. E wow! Successe una cosa incredibile! Cra bravissimo, senza nemmeno aver fatto prova. Quello strumento era proprio magico. Era sufficiente tenerlo tra le braccia per riuscire a suonare una dolce melodia che arrivava dritta al cuore. Il giorno dopo, Cra indossò la sua giacca preferita e corse dai suoi amici per far loro ascoltare qualche meravigliosa canzone. Tutti gli amici di Cra udirono attentamente la splendida esibizione, seduti sulle foglie di ninfea. E subito, subito, capirono che la musica di quel violino creava in ognuno di loro tanta, tanta pace e serenità. Così chiesero a Cra di provare a suonarla anche agli umani, sì, per vedere che effetto avrebbe avuto su di loro. Cra uscì dallo stagno, si mise su un grande sasso e aspettò, aspettò che passasse qualcuno. Ad un tratto si avvicinò un ragazzo. Aveva in mano
un pezzo di formaggio e una lattina di Coca-Cola, vuota, e con l'intenzione di volerla gettare nello stagno. Ma a questo punto Crack iniziò a suonare il violino e il ragazzo si fermò. Guardò pensieroso la lattina, poi si guardò intorno, fece un sorriso e cambiò direzione. Decise di andare a buttare la lattina nella spazzatura. Cra era felice. Capì che la sua musica era davvero magica. Sì, era una musica che sapeva sempre arrivare al cuore di tutti. E quindi in maniera molto molto semplice, partendo da delle immagini, è arrivato questo racconto, che poi magari ognuno di voi può arricchire con degli altri disegni. Magari se ha sentito qualche passaggio che gli è piaciuto, può provare a disegnarlo. E poi cos'è successo? In questo periodo di reclusione in casa ci sono state tante idee, vero? Tra queste? In questo periodo di quarantena sono riuscita ad avere molto tempo per creare un gioco che si intitola Primi passi verso la natura. Eccolo qua. Questo è il tabellone del gioco. Spero che lo vediate. Ecco qua. Primi passi verso la natura, perché all'inizio Martina aveva detto che lei era molto molto vicina alla natura. E lo scopo di questo gioco qual è? È stimolare i bambini a compiere piccole azioni quotidiane, ma che valgono molto per la natura. Allora, sul tabellone che hai colorato benissimo ci sono delle caselle, quindi immagino che ci saranno delle pedine. Sì. Per costruire le pedine mi ha dato una mano mio fratello e le abbiamo fatte con materiale riciclato. Per esempio, lana, perline, cartoncino, occhietti che si muovono e anche dei tappi di sughero. Fammi vedere qualche altro personaggio, Marti. Una mummia. Bella. È una persona normale. Allora, come funziona questo gioco? Io scelgo la mia pedina innanzitutto e scelgo il Grinch. E io scelgo questa. E come dobbiamo fare? La sera la famiglia si ritrova davanti al tabellone e al barattolo dei suggerimenti. Bello. Dal barattolo si pesca un bigliettino e io ho pescato questo. Nel mio bigliettino c'è scritto: pianta un semino e ricordati di annaffiarlo per aiutarlo a crescere. Bello! Il giorno seguente bisogna compiere l'azione che c'è scritta sul bigliettino. E la sera ci si ritorna davanti al tabellone e si dice onestamente: ho eseguito ciò che c'era scritto sul bigliettino? Se l'ho eseguito, avanzo di una casella. Se non l'ho eseguito, rimango alla prima casella. Anche se sei alla casella numero 10 e ti manca poco per vincere e non hai eseguito ciò che c'era scritto sul bigliettino, torni alla casella numero 1. Mannaggia, bisogna rifare tutto il percorso. Sì. Sì, ok, ma quali sono gli altri suggerimenti che ci sono in questo bellissimo barattolo? Così magari li leggiamo insieme e vediamo se riusciamo a metterlo in pratica. Per esempio, non sprecare acqua, metti nel bicchiere la giusta quantità di acqua che credi di bere. Eh sì, perché capita che si riempie tutto il bicchiere e poi si avanza ed è un peccato. Oppure? Prepara cibo in casa come biscotti, pane, pizza. Quindi si possono usare anche un po' gli avanzi di cibo e un po' di fantasia e si preparano delle cose buone. Sì. Prima. Vuoi farcene vedere ancora uno, il bigliettino?
Sono suggerimenti molto semplici, vero? Che tutti possiamo provare. Dona un oggetto che non vuoi più, o al massimo dai una seconda possibilità. Bello. Io a questo gioco, Marti, ci giocherei. Mi iscrivo. Però vorrei sapere se c'è qualche premio. Sì, c'è un premio. Il premio si trova all'ultima casella e ognuno sceglie il premio che desidera. Nella nostra famiglia abbiamo scelto un giorno da regina o da re. Cioè, tu sei il re e gli altri, sei il re che ha vinto e gli altri giocatori ti servono come un re per tutto il giorno. Io però in realtà ho scelto un mega gelato al cioccolato, quindi se dovessi vincere, mi mangio quello. Bellissimo, bellissimo. E poi quali altri gesti si possono compiere per cercare di aiutare la natura? Che cosa hai chiesto agli zii, per esempio? Ho chiesto di utilizzare le bottiglie in vetro, visto che loro prima usavano bottiglie in plastica, e con le bottiglie avanzate abbiamo creato questa meravigliosa clessidra, che noi usiamo per lavarci i denti, ma che può essere utilizzata per altri motivi. Per esempio, potete fare una sfida. Chi finisce di fare la doccia prima che la clessidra scada, vince la sfida. E così si riesce anche a consumare poca acqua. Bello, bellissimo. E allora, questo era quello che volevamo dire sulla natura. Poi, appunto, volevamo raccontarvi ancora una storia, giusto? Ed è una storia ancora scritta da Martina, alla quale però hanno contribuito un po' tutti i membri della famiglia, perché è vero che lei l'ha scritta come sempre in maniera molto molto istintiva, ma poi ognuno ha contribuito, chi ha disegnato e chi ha colorato, perché questa storia ha anche delle immagini, delle bellissime immagini. Allora io presto la mia voce a questa meravigliosa storia che si intitola Gli uomini si vendono e cerco di far partire anche le immagini, vediamo se ce la posso fare. Allora, benissimo. Perfetto, lo vediamo bene. Ecco, vedete? Sì. Ok, perfetto. Nel paese di Animalilandia c'è una nuova notizia. Il venditor Roger ha acquistato delle persone da compagnia. Tutti gli animali si precipitarono a comprarne uno. Tutti? No, non tutti. Il signor Gufo, il più anziano di tutto il paese e anche il più saggio, ha deciso di non comprarle. Un canarino curioso è andato a casa del signor Gufo e gli ha domandato: perché non compri una di quelle personcine? Il gufo rispose: tu venderesti un tuo piccolo con un cuore che batte allontanandolo dalla tua famiglia? Il canarino tacque e poi mormorò vergognato: beh, veramente no. Bene, rispose Gufo. Ora vattene, devo terminare il mio lavoro, disse Gufo. E quando il canarino uscì dalla casa del Gufo, gli venne un'idea. Di notte andò al negozio del signor Roger e liberò tutte le persone in vendita. Poi entrò nelle case di tutto il paese e liberò quelle comprate, tutte. E quando tornò a casa sua, liberò anche la sua personcina acquistata. Intanto il signor Gufo, dalla sua finestra, lo guardava e sorrideva. Ecco, questa era una storia scritta da Marti, ma a cui appunto ha contribuito tutta la famiglia, la mamma, il papà, il fratellino. Mi vedete ancora? Scusami, Maria. Sì, vi vediamo, adesso siete voi due in primo piano. Perfetto, grazie. Quindi è stato un lavoro di collaborazione.
Noi siamo arrivati alla fine e forse abbiamo perso un po' di cose perché eravamo molto molto emozionate, però volevamo sicuramente ringraziare Insight per questo spazio, Maria perché è stata gentilissima ad accoglierci e ad arrivare fino a qua, a Voce Alta che ci ha concesso l'opportunità di mostrare appunto quello che ama fare Martina, e quindi vi salutiamo con un brevissimo video di fotografie che Martina ha scattato in questi giorni dove la natura si è espressa al meglio con la primavera, e speriamo di rivedervi ancora. Quindi faccio partire il video e poi ci salutiamo. Allora, vediamo. Procediamo. Vieni con me, ti insegnerò la canzone della felicità, tu tu da da. Tanti reali, nuovi le antenne, dammi le tue bambine. Vola di qua e vola di là, è la canzone della felicità, tu tu da da. Eccoci. Dovremmo esserci ancora, vero? Allora, speriamo di aver stuzzicato un po' la voglia di provare a scrivere, così in maniera molto semplice, come fa Marti, veramente fruga un po' nelle sue emozioni e nelle cose che le piace fare, e basta davvero poco per trascorrere anche questo momento un po' di chiusura in maniera semplice. Quindi grazie ancora. Buon lavoro. Grazie, grazie Maria. A voi un abbraccio. Ciao, ciao.